Ciao a tutti, io sono Ol, questo è The Breakfast Bug, stiamo giocando Alien Isolation, siamo al secondo episodio di questa serie che cercherò di portare avanti completa. Si gioca difficile e nel primo episodio abbiamo fatto pochissimo perché non c'è effettivamente nulla da fare. Da qua cominciano invece le attività. Dovrebbero cominciare, se non ricordo male. Quindi siamo sbarcati sulla Sevastopol, la nave che dobbiamo percorrere e alla ricerca della scatola nera della Nostromo. Come vedete abbiamo la mappa che è veramente poco chiara, non è sempre stata, però abbiamo un salvataggio, quindi salviamo. Ma prima cerchiamo qualcosa in giro perché così ci rimane nell'inventario. Dobbiamo ripescarlo. Non c'è una ceppa. Cosa abbiamo trovato? Allora, ah sì. Qui abbiamo i messaggi. I messaggi ricevuti. Sono quelli legati alla mia prima partita e quindi come obiettivo secondario cercherò anche di completarli. Ci provo perlomeno. Voi non dovete leggere nulla perché non fa parte del vostro mondo e i messaggi Nostromo invece sono vuoti, anche se ne ho trovati altri. Il registro dello staff sono altri elementi, sono i badge che si trovano sparsi in tutto il mondo, ne ho trovati, boh, sarà meno del 50%. Anche qui cercherò di trovarli tutti. Mappetta. Ora, non mi ricordo come si producono elementi. Si producono col tondo, quindi non abbiamo ancora niente, non possiamo fare niente. Non abbiamo il monitor, il radar, eccolo. Il sensore di movimento in realtà, e ci verrà dato quanto prima, perché altrimenti rischiamo veramente di fare una bruttissima fine fin da subito. Buio, 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 buio. Sì, con calma ci arriviamo. Ok. C'è la corsa che dovrebbe essere. Sì, è con L3 e con R3. Ci abbassiamo, passeremo l'intera vita probabilmente abbassati. Qui possiamo utilizzare i condotti, dobbiamo in realtà in questo caso. E poi in futuro, se conoscete un pochettino il gioco, c'è la possibilità di utilizzare delle armi anche se è quasi inutile. E c'è anche la possibilità di usare il lanciafiamme, cosa decisamente più utile. L'alieno non può morire, gli esseri umani, gli androidi sì. Ha difficile, in realtà, gli androidi sono come delle spugne paracolpi, quindi è quasi inutile attaccarli. Gli umani possono morire come al solito, ma anche qui cercheremo di non morire perché tra i vari obiettivi che vogliamo ottenere durante questa partita c'è anche quello che richiede di non uccidere esseri umani. Quindi dovremo fare tantissime cose. Non uccidere gli esseri umani, iniziarlo e finirlo è difficile, raccogliere tutti i badge. Mi servirà. Certo.
Allora, tondo per l'inventario, L per selezionare gli oggetti, abbiamo il razzo, però io non lo voglio selezionare. È difficile, l'alieno rimane intoccabile come al solito, non è facile superare, è molto più sveglio e quindi i pattern di perlustrazione, il patrolling è evoluto, è molto più sensibile ai rumori e quindi passeremo un'intera partita in ginocchio. Spegni la radio. E sarà il caso anche di imparare ad usare tutti gli elementi per distrarre. C'è nessuno. Se parli così piano, tesoro. Non voglio attivare il razzo. Ok, aggiorniamo la mappa. Ok. Ah, la mappa fortunatamente mette in pausa. Allora, vediamo il salvataggio già trovato. Siamo partiti da lì. C'è un salvataggio qui e noi lo dobbiamo usare. Dove cazzo sarà di qua? Qua, lo mette qua. Ok, non lo vedo. Questa è chiusa. Forse la so ah, è là sopra, sì. Si salva. Ok, accendi al terminale, vediamo un po' cosa c'è qua da leggere. Ho spostato le scorte. Non abbiamo medicinali, noi abbiamo l'acqua. Ok. Addio la Sixon. Allora, avviso al pubblico, smantellamento della stazione Sevastopol. Ok. Togliete la corrente. Turner, tornate subito qui. Abbiamo una traccia da qualche parte nella sala macchine. Isolate i terminal, togliete la corrente e non dimenticate i vostri rapporti. Voglio che siano esaustivi. I nostri documenti dovranno essere ineccepibili quando questa merda sarà finita. Wayne, passo e chiudo. Ok, quindi qualcuno ha fatto togliere la corrente. Dobbiamo ricordarci che quella porta è probabilmente la nostra direzione. Questa corrente che abbiamo aggiunto forse serve per qualcosa. Adesso lo ignoro. Forse per vederci di più. Comunque, procediamo. Prendiamo tutto. Prendiamo tutto. Ok.
Ok, ho le istruzioni del kit medico. No? Kit medico. Premi L1 per costruire. Costruiamo il kit medico. E lo assembliamo. Ancora. Allora. Non possiamo farlo, va bene. Lo sai tu? Qual è il titolo di questo gioco? Ok, dobbiamo andare dritto. E poi, ah, qua c'è il salvataggio. Forse. No. Qua c'è una porta chiusa. Ok, porta chiusa anche qua. Di qua non si passa, dobbiamo fare il giro. Di qua si fa il giro, no? O sì? Direi di no. Chiuso. Quindi passiamo da sopra. Pluck. Qua, qua. Allora, qua non si passa. Vabbè, non riusciamo a contattarla. Ripristina la corrente, perfetto. Quindi abbiamo un obiettivo. Ok. Con questo abbiamo la porta aperta. Ok, quest'ombra è la mia? Accediamo al terminale, vediamo un po' se ci sono delle informazioni in più. Vabbè, hanno tolto la corrente, ci piace. Insieme per il domani non c'è nulla qua. Ok, prendiamo su le cose. Ecco qua, il nostro tempo è scaduto, salvo e vi do appuntamento al prossimo episodio.
Se vi è piaciuto mettete un mi piace, altrimenti non fatelo. Ciao!